Allora eh, se la segretaria mi aiuta a fare l'appello. De Ruggeri, presente. La Polla? Presente. Rubino. Presente. Buccico. Presente. Bena. Presente. Sansone presente, Morelli, presente, Toto, presente, Ilena, presente, Bianco, presente, Fragasso, assente, assente, sì, Cotugno, presente, Paterino Michele, presente, presente Andrea. presente, Antezza Carlo, assente, Sardone, presente, Lamacchia, presente, Tortorelli, presente, Manicone, presente, Sasso, Assente, l'Episcopia, presente, Adduce, presente, Antezza Annunziata, presente, Scarola, assente, Iacovone Antonio, presente, Alba, presente, Tralli, assente, Montemurro, no, presente, Paterino Giuliano, presente, De Mola, presente, Iacovone Pietro, Iacovone Pietro, l'avevo visto, è sì, eh, sì. presente. Leonetti, presente. Mater Domini, presente. Allora, sono le 19.28 28 presenti. Sono le ore 19. Gli scrutatori: eh, Consigliere Rubino, eh, Consigliere Manicone, Consigliere Iacovone Antonio. Allora, siamo in seduta straordinaria in prima convocazione. Eh, il primo punto all'ordine del giorno sono le interrogazioni. La prima interrogazione è a firma del Consigliere Manicone, avente per oggetto l'utilizzo dei locali di proprietà comunale senza titolo e eh, canone. Consigliere Materdomini, prego. Grazie, Presidente. In merito a questa interrogazione, avendo ricevuto questa mattina diciamo, la, una dettagliata e eh, ben precisa risposta scritta da parte del dirigente, credo che al momento sia inutile eh, discutere in questa sede l'interrogazione, anche perché diciamo, dall sono venuti, dalla risposta sono venuti fuori ulteriori spunti molto interessanti. Che, eh, diciamo, sto approfondendo, sto, eh no, devo approfondire un attimo in. Uh, Uh, perché l'ho ricevuta oggi a ora di pranzo la, la risposta, quindi sto approfondendo. Uh, L'unica cosa che uh, ci tengo a sottolineare è che diciamo, i dubbi eh, eh, che, erano, che erano alla base dell'interrogazione sono stati confermati dalla risposta e poi, ripeto, ci sono altri spunti molto interessanti tra cui volevo giusto uh, sottolineare questo, che nella risposta alla precedente interrogazione del febbraio 2017, la risposta ricevuta dopo un'interrogazione presentata nel marzo 2016, eh, l'allora assessore eh, diciamo, al, al patrimonio um, rispondeva alla mia richiesta di uh, un censimento degli immobili comunali, di proprietà comunali, con tutto quello che, eh, diciamo, che, non, che ne conseguiva, che eh, al momento, all'epoca, diciamo, la, la situazione non era proprio precisa, non era proprio dettagliata, che addirittura. Per quanto riguardava gli usi civici, l'amministrazione comunale in tutti questi anni non ha mai messo in bilancio le risorse finanziarie per definire le convenzioni con i periti demaniali incaricati dalla, dalla Regione Basilicata a procedere alla verifica. Quindi, diciamo, anche sulla base di questo, mi riservo di, eh, diciamo, di approfondire il tutto e poi magari presentare qualche documento. Grazie. Bene, quindi possiamo ritenere. Possiamo ritenere ritirata la prima interrogazione. Eh, seconda interrogazione, a firma del Consigliere Toto, avente per oggetto apertura della farmacia comunale nel borgo della Martella. Consigliere Toto, prego. Grazie, Presidente premesso che il Borgo La Martella negli ultimi anni è stato oggetto di un forte incremento demografico con conseguente insediamento di molti servizi necessari alla fruibilità del borgo stesso da parte della cittadinanza che con deliberazione di Consiglio comunale numero 2 del 10 gennaio 2005 e Successiva deliberazione di sempre di consiglio comunale numero 72 del 21 ottobre 2005 veniva individuata come istituente una farmacia nella quindicesima eh, zona comprendente la, la statale 99 e diverse frazioni comunali, tra cui Borgo, eh, Borgo La Martella, che con delibera di giunta comunale numero 420 del 7 agosto 2009. Si dava mandato al dirigente del competente settore ad individuare nel borgo La Martella un immobile idoneo ad ospitare una farmacia comunale, anche rivolgendosi se necessario al mercato immobiliare privato. Che il 24 novembre 2011 lo scrivente, al fine di sensibilizzare l'allora sindaco affinché inserisse tra le priorità da mettere in cima all'agenda di governo l'istituzione di una farmacia comunale nel borgo La Martella, consegnò una petizione sottoscritta da circa 500 cittadini residenti nel borgo. Considerate che si sono trascorsi più di 13 anni da quando il Consiglio Comunale ha approvato il piano comunale delle farmacie in cui veniva individuata e istituita una farmacia comunale nel Borgo La Martella, ma che da allora non si, è, non si è data alcuna attuazione a quel provvedimento, che da una, da una verifica effettuata fra, presso l'ufficio patrimonio ci sarebbero nelle disponibilità dell'ente alcuni locali siti nel borgo La Martella idonei ad ospitare una farmacia comunale che la farmacia comunale come servizio sarebbe non solo utile alla popolazione residente nei borghi di La Martella, di, Lamartella, di Picciano A e B, nella frazione di Timone, ai fruitori delle adiacenti zone industriali, ma anche alle casse comunali. Considerate inoltre che con delibera di Consiglio Comunale, alla numero 31, del 1 giugno 2016 è stata approvata un ulteriore delibera, una mozione dal sottoscritto proposto con cui si impegnava il sindaco e l'intera giunta affinché venissero attivate tutte quelle procedure utili e necessarie per l'apertura di una farmacia comunale nel Borgo La Martella e considerato infine che con delibera di giunta numero 350 del 21 maggio 2017 venivano assegnate ai dirigenti dei vari settori dell'amministrazione comunale gli obiettivi da raggiungere nel corso dell'esercizio 2017. E tra questi c'era anche quello dell'avvio delle procedure per l'istituzione della farmacia comunale. Il sottoscritto, in qualità di consigliere comunale, interrogo il Sindaco per conoscere i motivi per cui a tutt'oggi non si sia dato corso alla via delle procedure finalizzate all'istituzione della farmacia comunale del Borgo, eh, nel Borgo La Martella, nonostante siano trascorsi 13 anni dall'approvazione del Piano Comunale delle Farmacie. Grazie, Presidente. Bene assessore Vediamo se la questione della farmacia comunale interessa trasversalmente diversi settori dell'amministrazione e quindi mi perdonerete se ho preso due appunti. La realizzazione della farmacia comunale alla martella è uno degli interventi che si intende finanziare con il programma operativo FESR Basilicata 2014-2020 attraverso lo strumento dell'ITI, Sviluppo Urbano Città di Matera. Il documento programmatico dell'ITI, la cui articolazione è stata presentata in Consiglio Comunale lo scorso luglio, propone infatti la realizzazione di un presidio medico-sanitario al cui interno collocare, tra gli altri, i servizi di interesse collettivo. Anche la farmacia comunale. In particolare per quanto riguarda i servizi di ambito sanitario, l'intervento consente la realizzazione di un ambulatorio medico, di un ambulatorio per il punto prelievi, di un ambulatorio per donatori, di una sala di attesa, di depositi di servizi igienici per utenti e personali, oltre agli spazi per la realizzazione e la gestione della farmacia. Il tutto per un eh, importo previsto di 1.250.000 euro. Lo stato di attuazione eh, è attualmente quello di scheda progettuale, funzionale all'acquisizione del finanziamento. I tempi per la stipula dell'accordo di programma dell'ITI sono stimabili in, in, in quattro settimane. Sulla base della ricognizione effettuata degli uffici la ottimale localizzazione di questa opera sarebbe eh, nell'attuale scuola dell'infanzia, poiché le classi potrebbero essere comodamente spostate nel locale già ristrutturato della scuola, ehm, della scuola elementare, della scuola primaria. Quindi si realizzerebbe questo nuovo intervento specificamente destinato a queste, a queste finalità. Invece per quanto riguarda i locali che in un primo momento si erano individuati per allocarvi la farmacia, che sono quelli adiacenti alla posta, essi sono interessati dai progetti del Piano Nazionale delle Città con finanziamento di 1.800.000 euro per la riqualificazione del cinema eh, all'aperto, dell'edificio della biblioteca e della stessa piazza. Quindi, mh, la collocazione della farmacia comunale, individuata dagli uffici come più idonea, sarebbe proprio all'interno di questo complesso di prossima realizzazione. Consigliere Toto vuole rientravenire? No, ringrazio l'assessore per la risposta che mi ha data, però secondo me ehm, non so forse gli uffici avevano preso un abbaglio dal mio punto di vista, allora quando hanno eh, diciamo predisposto probabilmente la risposta da dare al sottoscritto consigliere. Perché è vero che l'amministrazione ha un investimento liti previsto nel borgo La Martella per gli ambulatori e i presidi di medici, però non è prevista la farmacia. Almeno da quello che noi abbiamo letto. Ehm, circa dieci mesi fa, in quello che era, erano i progetti, gli interventi previsti nel borgo la Martella. Quindi eh, a me non risulta che la farmacia rientri tra questi interventi. Ehm, però è anche, vero, è anche vero che ormai questo problema, un problema atavico, dura da 13 anni. E dirò di più che l'amministrazione Buccico nel 2007 aveva individuato anche un, un immobile di un privato, ehm, sempre nella piazza di Montegrappa, e quindi era... Eh, era un locale privato, potevamo anche, nel caso in cui gli uffici predisponessero tutti gli atti propedeutici per fare un benedetto bando, potevamo prendere anche questi locali in locazione. Se aspettiamo ancora tempo, diciamo, passerà ancora un'ulteriore amministrazione. Noi siamo visti che un'amministrazione eh, Porcari, un poi l'amministrazione Buccico, poi l'amministrazione a Duce, un'amministrazione De Ruggeri, diciamo, però diciamo, i problemi nel borgo sussistono. E queste amministrazioni che si sono succedute nel corso degli ultimi anni non hanno dato le risposte giuste, eh, nonostante gli impegni che durante le campagne elettorali hanno preso ehm, e che ancora oggi, diciamo, nonostante tutte queste, eh, queste promesse, diciamo, il borgo è sprovvisto di questo servizio utile e funzionale. Anche perché i cittadini di Borgo La Martella, di Timmari e di Picciano, laddove avessero bisogno e necessità di, di, di farmaci, dovrebbero fare diciamo, 15 chilometri, se non 20, per, eh, per recuperare un farmaco. Quindi diciamo, eh, mi dispiace eh, per il tipo di risposta che eh, gli uffici eh, mi, hanno, mi hanno dato e soprattutto eh, mi dispiace perché è un peccato prendere in giro i cittadini. Io sono del parere che la donna amministrazione ehm, decida, soprattutto in virtù di tanti indirizzi dati dai consigli comunali, c'è un impegno che il Consiglio dà alla Giunta e ai dirigenti nel secondo momento e questi, questi non vengono diciamo, espletati. Ehm, C'è un problema di base, quindi o non funziona la politica o non funzionano i dirigenti. Quindi ehm, malincuore eh, non sono soddisfatto ripeto, di, questa, di questa risposta. E io continuerò personalmente con uh, um, questa battaglia fino a quando non vedremo la luce di una farmacia nel borgo La Martella. Uh, tanto sono convinto diciamo, che uh, investimenti litiche uh, previsti non, uh, non abbiano uh, nel loro obiettivo la, la farmacia e quindi penso che l'amministrazione dovrà individuare un nuovo locale o di proprietà o di di proprietà dell'amministrazione o di un privato è avviare l'iter procedurale, quello che il dirigente nella commissione bilancio di qualche mese fa, due mesi fa, rispondeva in merito sempre alla questione della farmacia e rispetto all'obiettivo non raggiunto diceva che non era competenza di un solo ufficio ma era competenza di più uffici. Però a noi sinceramente, a noi consiglieri questo non interessa perché nel momento in cui il Consiglio dà un input eh, sono i dirigenti e eh, diciamo, la, la Giunta che devono verificare i termini e eh, la realizzazione del, um, degli input che vengono dati dal Consiglio. Riscondriamo nuovamente, mi dispiace Paterino, è una battaglia che portiamo da anni, che ancora oggi questo non accade. Um, probabilmente eh, ci attiveremo in un modo diverso eh, con qualche tipo di manifestazione che possa attirare diciamo, anche eh, l'interesse dell'intera collettività grazie bene grazie consigliere tutto allora passiamo al punto 2 all'ordine del giorno il comma 4 dell'articolo 12 dello statuto comunale prevede la elezione del presidente del consiglio e dei due vicepresidenti. Ah, il sindaco ha chiesto la parola, prego. Come voi sapete siamo in una fase di ricollocazione delle, dei tasselli politici all'interno del governo della città. Ci sono alcune scadenze che non possiamo ignorare, ci sono alcuni tempi che non possiamo ignorare. Vorrei dire con una battuta che non vuole essere come giustificatrice, che chi è senza peccato scagli la prima pietra, nel senso che le sintesi politiche molte volte hanno bisogno di tempi. E quindi abbiamo l'esempio evidente di questa confezione del nuovo governo nazionale che vive alcuni tempi perché non si riesce ancora a trovare una armonia politica attraverso la contrattualizzazione delle intese politiche. Per cui, io chiedo proprio perché c'è bisogno di un minimo tempo ulteriore. Oggi ne abbiamo. 14 Io sono convinto, anzi quasi certo, quasi sicuro che il prossimo consiglio comunale che sarà convocato avrà al primo punto all'ordine del giorno la elezione del presidente e dei due vicepresidenti del consiglio. Non è un fatto eccezionale, appartiene, come dicevo sempre e come spesso si dice, a quei momenti di riflessione che hanno necessità di essere maturati attraverso i rapporti e i contatti tra le forze politiche. Per cui io chiedo che il Consiglio Comunale, preso atto di questa situazione che tutti conoscono, possa procedere al rinvio di questo ordine del giorno con l'impegno a metterlo al primo punto, al prossimo ordine del giorno, quando sarà convocato il Consiglio Comunale nella fine del mese o ai primi di giugno. Bene, è una richiesta di, di rinvio e come tale va, va uh, messo. Consigliere Materdomini, prego. Sì, grazie Presidente. Allora, io, come Lei sa, sono uno di quelli che sta diciamo, chiedendo da diverso tempo che uh, venga ripristinata la legittimità all'interno all dell'Ufficio di Presidenza. Ora sentire il sindaco che dice abbiamo ancora bisogno di tempo. Io vorrei capire dobbiamo aspettare la, la, le elezioni della segreteria cittadina del Partito Democratico di Domenica per capire come ci dobbiamo riposizionare o dobbiamo aspettare qualcos'altro. Io non, sinceramente, io mi, mi sento preso in giro da, da tutti, perché non è possibile. Lo è un anno quasi che l'ufficio di presidenza è in una situazione di illegittimità. Capisco e quindi facciamo riferimento anche. Alle, alle problematiche nazionali. Capisco che in un paese in cui un condannato, interdetto dai pubblici uffici, possa andare a fare consultazioni col Presidente della Repubblica, e, uh, possiamo, cioè, ci, 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 magari ci possa consentire di andare avanti. Però sinceramente io credo che, credo che oggi avre, abbiamo tutti diciamo, i numeri e le possibilità per poter votare. Non capisco diciamo, quali siano le, le problematiche, io non riesco a capire, non, sinceramente non, non capisco. Oltretutto eh, il sindaco giustamente fa riferimento diciamo, alla formazione del governo, purtroppo sono due cose completamente diverse, nel senso che lì c'è una legge elettorale che ci ha portato in questa situazione. Qui abbiamo una maggioranza che è stata eletta, che poi è cambiata e che al momento diciamo, non ci consente di poter rispettare quello che è il regolamento del Consiglio Comunale. Quindi io sono completamente contrario diciamo, al rinvio di, questa, di questo punto all'ordine del giorno. Grazie. Bene. Dichiarazione di voto, consigliere Vileno. Dovrebbe essere a favore. Grazie Presidente, controllo. un saluto a tutti. Sì, una dichiarazione di voto. Uh, vabbè, uh, premesso che... Uh, Diciamo, accetto personalmente l'invito del sindaco anche se all'interno di questa discussione probabilmente con molta facilità stamattina sono state date due deleghe, si poteva aspettare dieci giorni e nel, diciamo, nella situazione generale potremmo mettere un po' a posto le cose, anche perché qua si continua a non dare... A non, a non voler ascoltare la cronaca, non voler leggere i giornali, non voler vedere i dati perché si continua a parlare di pregiudicati, di cose. Un tribunale che riabilita un presidente di partito a poter fare un centrodestra che ha vinto le elezioni, continuiamo a dire queste cose. Quindi voterò favorevolmente alla richiesta del sindaco, anche se a nome diciamo, non solo mio personale, a nome del partito che rappresento, che continua a gridare ai 420, sta pienamente attivo sia a livello locale sia a livello nazionale, potevamo un attimino riflettere di più sul fatto accaduto stamattina dove il sindaco ha attribuito ulteriori due deleghe a due assessori già in carico all'amministrazione. Per quanto riguarda diciamo, chi si va a sedere con Mattarella, se un giudice ha deciso che può ricandidarsi qualcuno, non sono né io né... Qualcuno che studia dietro il computer che naviga su internet a poter dire se sia giusto o sbagliato. Grazie. Bene, allora eh, abbiamo, abbiamo una. Eh, 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 C'è una voltata. <ride> Solo perché ci metterai un secondo e Ma... mezzo, come al tuo sogno. Eh, allora ripeto, essere stato. Dichiarato candidabile non significa aver perso la condanna. Quindi all'epoca dei fatti chi è andato a fare le consultazioni era interdetto dai pubblici uffici e incandidato. Quindi capisco, ripeto: se accettiamo quello, se accettate questo, potete anche accettare di rimanere in situazione di illegittimità per il Consiglio Comunale. Grazie. Bene, allora possiamo chiedere, consigliere Manicono. Che c'è consigliere Come? A fretta, a fretta. Ho, ho chiesto intervento, uno a favore, no, uno a contro. Forse consigliere no. Grazie, grazie. Non no, no, ho paura. No, Va, vada tranquillo. Non vado tranquillo. Allora, sindaco, io capisco che questo doveva essere il governo dove doveva avere i larghi numeri per poter fare e poter andare avanti e poter fare tutto quello che, che si doveva fare perché, naturalmente, con la vecchia maggioranza non c'erano i numeri. Poi è stato chiamato il primario del pronto soccorso, e quindi è arrivata l'ambulanza, il pronto soccorso, sono arrivati tutti i, i medici, naturalmente, ad aiutare la situazione dell'amministrazione. Vediamo che probabilmente il Consiglio è molto più debole di quello che era prima, è molto più frazionato, probabilmente la quadra per accondendare tutti non c'è. Qui si inserisce naturalmente il partito che le ha dato la stampella, che naturalmente deve regolare i suoi conti prima di... Pensare che il Consiglio Comunale di questa città deve avere una dignità, che non è solo la dignità di avere un ufficio di presidenza rinnovato, questo naturalmente lo sappiamo tutti, no? è il modo per esplicitare no? la, debolezza, la debolezza in cui siamo ricaduti, peggio di, prima, peggio di prima. Quindi non è che dobbiamo richiamare ora. Le elezioni del 4 marzo, che sono state disastrose per molti, sindaco, dove qualcuno doveva anche imparare no? che cosa i cittadini col voto, col voto volevano dire a tutti, e anche a Matera, sindaco, anche a Matera, anche a Matera. però naturalmente si continua, ognuno fa la propria parte, dobbiamo capire. Che, eh, siamo in questa situazione mi aspettavo dal sindaco se Atene piange, Sparta non ride tanto ormai ripetiamo sempre le stesse cose il tema è che questa ricollocazione delle caselle politiche anche in vista di questa cosa dura ormai da mesi e come sempre no, quando si fa un aggiunto in un momento difficile come questo poi con l'approssimarsi di questa festa di compleanno del 2019, dove tutti vogliono la visibilità, naturalmente sarà difficile poi andare a collocare le caselle. No. Quindi, questo, questo dell'ufficio dell presidenza, sindaco, è l'episodio no, che non è che le cose non si possono fare, tanto è che apprendiamo, e ringrazio il consigliere di Lena, che ci ha detto che sono state da due deleghe quindi le cose quando si vogliono fare si fanno, non si parla di ricollocazione delle caselle politiche vuol dire che alcune caselle sono andate al posto giusto, altre caselle naturalmente bisogna avere tempo, pazienza poi non lo so se sarà al primo punto può essere messo sindaco anche oggi poteva essere al primo punto all'ordine del giorno ma se non c'è la volontà di discutere di discutere del come posso dire di quella che è la consistenza di questo consiglio comunale, di tutti. Dove due assessori non ci sono, e aspetteremo anche lì importanti alcune deleghe apprendiamo oggi che sono state date, quindi dobbiamo capire che cosa succede, no? Quindi, anche se verrà messo a fine i primi di giugno al primo punto all'ordine del giorno, probabilmente sarà successo un'altra cosa. E non avremo l'equilibrio per, per poter mettere a posto tutto il resto. Nel frattempo la città è qui, aspetta. E né, si, né la città giustifica questa situazione politica col fatto che Mattarella no, deve, dare, deve ricevere due partiti politici per, per fare il governo. Che c'entra con Matira? Che c'entra? Mi aspettavo da lei un'analisi diversa. Mi aspettavo no come in alcuni momenti quando ha messo a nudo le debolezze della vecchia maggioranza, oggi dovevo mettere a nudo le debolezze di questo accordo che c'è, c'è ancora in piedi. E che in qualche provvedimento ultimo, no? Non è che la maggioranza con 17 voti, con due voti che non erano di maggioranza, no? Poteva candare vittoria, come qualcuno ha detto, è passato il provvedimento all'unanimità, all'unanimità di chi? Quindi, da uno come lei, sindaco, io mi aspetto coerenza, come ha messo a nudo un anno fa le debolezze di quella maggioranza, deve mettere a nudo le debolezze di questa maggioranza che c'è ora, perché probabilmente solo così si possono anche discutere nel luogo no? dove questi temi si discutono, come tante volte ha detto a Duce quando era in minoranza, Dice, questo è il luogo in cui si discutono le cose. Però si vede che naturalmente i metodi sono cambiati, prima non andavano bene le, le riunioni che si facevano, tra alcuni, oggi invece naturalmente vanno bene perché le debolezze si sommano e quindi io penso che un dibattito vada fatto, anche perché noi forse questo è uno dei pochi problemi politici che abbiamo, non ci sono atti all'ordine del giorno, non ci sono atti, abbiamo ordine del giorno, interrogazioni, un'acquisizione di una cosa urgente di piazza la visitazione e eh sì, è urgente, è una cosa grandissima quella pensilina che, che verrà fatta lì in una piazza centrale della città è giusto, dobbiamo acquisire immediatamente perché è un'acquisizione gratuita, mo che arriveremo parleremo di quell'acquisizione gratuita, che si va a fare una relazione di consistenza di quello che stiamo acquisendo 20 giorni fa l'abbiamo detto e non è arrivato nulla, no? però Siccome questo è il metodo con cui naturalmente andiamo avanti, bisogna alzare la mano finché non ci sono gli equilibri, sono tutti sotto schiaffo e qui c'è il silenzio, nessuno deve dire nulla. Eh, la situazione politica, eh, se è un fatto normale, non è l'ufficio presidenza, sindaco. Ci sono due assessori che non ci sono. Di due funzioni importantissime. gliel'ho detto in commissione. Lei ha vocato a sé anche la, la delega alla cultura, tanto di cappello, però lei non è che può fare tutto: sindaco, delega alla cultura, deve venire in commissione, deve andare fuori. Noi sappiamo insomma, che le energie sono tante, però in questo momento la città ha bisogno di, di altro, ha bisogno di condivisione. Ha bisogno anche di verità, no? perché non è giusto che venivano messe a nudo prima e oggi invece no? non si dice nulla. Si paragona Matera al governo di Roma, dei 5 Stelle, forse con la Lega, e alle decisioni di Mattarella. Mi sembra un po' poco. Bene. Se, consigliere... Ma eh, scusate, la, 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 per, non, non per non darvi la parola. Ma la, è uno contro e uno a favore sulla proposta di ritiro. Poi ci sono perché, se no, se apriamo il dibattito, poi veramente facciamo no. Va bene, allora possiamo chiedere ai eh, signori consiglieri sulla proposta di ritiro del punto 2 fatta dal sindaco chi è favorevole e chi è contrario: De Ruggeri favorevole. La Polla. Favorevole. Rubino? Astenuta. Buccico? No. Vena? S sì. Sansone? No. Morelli? Contrario. Tuto? Tuto? Favorevole? Dilena? Favorevole? Bianco? Favorevole. Fragasso. Astenuto. Cotugno? Paterino Michele, astenuto. D'Andrea, no. Antezza Carlo, È assente. Sardone, astenuto. La Macchia, favorevole. Tortorelli, favorevole. manicone, contrario. Sasso, È assente ancora. Sì, assente. L Episcopia, aduce. Favorevole. Antezza annunziata. Antezza? Assente. Assente. Scarola. Favorevole. Iacovone Antonio. Favorevole. Alba. Assente. Tralli. Favorevole. Montemurro. Favorevole. Paterino Giuliano. Favorevole. De Mola. Favorevole. Iacovone Pietro. Favorevole. Leonetti. Favorevole. Materdomini contrari. Allora, 2 4 3 4 5 6 7 10. Eh sono non, non possiamo 11 12 13 14 15. Eh la prossima volta sia più attenta. 18 favorevoli. Quasi. 18 favorevoli. 1 2 3 Purtroppo no. 4 5 Purtroppo no. 6 contrari. 6 contrari. 5 astenuti. Allora 5 astenuti, 6 contrari, 18 favorevoli. Anche senza il voto del consigliere Morelli, la proposta di rinvio del sindaco viene, viene accolta. Bene, allora passiamo al terzo punto. Chiaramente c'è l'impegno da parte del sindaco, ma credo anche del, dei, dei signori capigruppo, di metterlo al primo punto all'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale. Eh, terzo punto all'ordine del giorno, acquisizione al patrimonio comunale dell'area denominata Piazza della Visitazione, l'autorizzazione al dirigente del servizio patrimonio a sottoscrivere il verbale di trasferimento del bene. Chi aiuta i signori consiglieri a Presidente Iacovone? Sì, grazie Presidente. Un saluto al Sindaco, ai colleghi consiglieri e agli assessori presenti. Con la seguente proposta di delibera sottoponiamo all'attenzione dell'intero Consiglio Comunale la possibilità da parte del Comune stesso di acquisire al patrimonio comunale in diritto di proprietà delle aree, l'area di Piazza della Visitazione e Piazza Matteotti. Queste aree che, sono di, che sarebbero oggetto di trasferimento dalla regione basilicata al comune di Matera risultano non essere più utili all'esercizio ferroviario e invece costituiscono uno snodo fondamentale per la città di Matera e un luogo idoneo, risultato idoneo per allocare e realizzare il parco urbano intergenerazionale. Dalla planimetria catastale che abbiamo allegato si evince come le aree oggetto di trasferimento siano evidenziate in giallo, mentre in rosa sono evidenziate le aree che poi resterebbero nella piena disponibilità delle fall. Eh, la proposta di delibera che, stiamo, che vi stiamo sottoponendo è stata naturalmente analizzata e licenziata nella Commissione Patrimonio da me presieduta e eh, impegna oggi il Consiglio a esprimersi in merito. E, eh, qualora venisse eh, approvata, autorizza ad, auto, ad autorizzare il dirigente a sottoscrivere il verbale di consegna di trasferimento delle aree in merito. Grazie. Grazie Presidente Iacovone. Ci sono richieste di interventi? No. No. Bene. Mi aiuta la segretaria. Allora mettiamo a votazione il punto 3 all'ordine del giorno. De Ruggeri. Favorevole. La Polla? Favorevole. Rubino? Favorevole. Buccico? Buccico c'è? No. Assente. Bena. Sansone. Astenuto. Morelli. Morelli. Favorevole. Toto. Milena. Bianco? Favorevole. Fragasso astenuto. Cotugno. Favorevole. Paterino Michele. Favorevole. D'Andrea Astenuto. Antezza Carlo. Assente. Sardone. Favorevole. La Macchia. Favorevole. favorevole. Tortorelli. Favorevole. Manicone. Astenuto. Sasso. Assente. L Episcopia. Favorevole. favorevole. Adduce. Favorevole. Antezza annunziata. Assente. Scarola. Giacovone Antonio. Favorevole. Alba. Assente. Tralli. Favorevole. Montemurro. Favorevole. Favorevole. Paterino Giuliano. Favorevole. De Mola. Favorevole. Giacovone Pietro. Favorevole. Leonetti. Favorevole. Materdomini. Astenuto. Allora, nessun contrario. 5 astenuti o io. 15, 16, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23 favorevoli. 23 favorevoli e dovrebbero essere 5 astenuti. 4, 5 5 astenuti. Quindi il punto, 3, sì, il punto 3 viene approvato. Chiedo ai signori consiglieri eh, l'immediata. Come non c'è? Non è richiesta. Però non sta scritto dentro. C è, c è, c è. Allora, chiedo l'immediata esecutività del provvedimento. Come prima. Come prima? Perfetto, grazie. Passiamo al quarto punto. La partecipazione all'avviso pubblico per la selezione di proposte anche a carattere integrato di scala territoriale locale per l'attuazione del programma Magna Grecia relativa a Convenzione. Chi relaziona? Prego. Grazie Presidente, un saluto al Sindaco, agli assessori e a tutti i consiglieri. Bene, oggi ehm, come eh, la proposta viene eh, all'attenzione di Codesta Assise Comunale la, ehm, la proposta di dare corso all'associazione temporaria di scopo con i comuni di Pisticci, Scanzano Ionico, Novasiri, eh, Policoro e Montalbano, individuato come comune capofile del comune di Bernalda, per la partecipazione all'avviso pubblico per la selezione di proposte anche a carattere integrato. Di scala territoriale e locale per l'attuazione del programma Magna Grecia, pubblicato sul sito del MIBACT in data 22 2017 Allegata alla proposta di delibera c'è cioè lo schema di convenzione per la costituzione dell'associazione temporanea di scopo come comune di Bernalda come comune capofila. Sugli adempimenti nella convenzione vengono identificati gli adempimenti che ogni singolo socio. Uh, deve, um, deve porre in essere. Grazie. Ci sono interventi? Ok. Allora segretario mi aiuta. Mettiamo a votazione il punto 4 all'ordine del giorno. De Ruggeri. Favorevole. La Polla? Bubino. Favorevole. 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 Buccico. Assente. Vena. Favorevole. Sansone. Favorevole. Morelli. Morelli. Favorevole. Stato è distratto. Toto. Favorevole. Favorevole. Dilena. Favorevole. 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 Bianco. Favorevole. Fragasso. Fragasso non c'è. Cotugno. Cotugno. Favorevole. Paterino Michele. Favorevole. D'Andrea. Marco. D'Andrea. Marco. Anzi, assente. assente. Antezza Carlo. Assente. assente. Sardone. Favorevole. La Macchia. Favorevole. Tortorelli. Favorevole. Favorevole. Manicone. Astenuto. Sasso. Assente. L'Episcopia. Favorevole. Favorevole. Adduce. Favorevole. Favorevole. Antezza Annunziata. Assente. assente. Scarola. Favorevole. Giacomone Antonio. Favorevole. Alba. Assente. Tralli. Favorevole. Montemurro favorevole. Paterino Giuliano De Mola. De Mola assente Iacovone Pietro Iacovone Pietro assente Leonetti favorevole Materdomini Materdomini astenuto bene allora uno due due astenuti o io cinque. due favorevoli e due astenuti e due astenute due sì. allora chiedo anche l'immediata esecutività del punto 4 come prima grazie ora siamo all'ultimo punto richiesta di discussione del seguente ordine del giorno sono tre, sono tre punti il primo sul mancato rispetto da mesi dell'articolo 6,5 il regolamento del Consiglio Comunale che testualmente recita deve essere garantita la rappresentanza e alla minoranza dell'Ufficio Presidente Credo che sia abbondantemente stata eh, discussa qualche minuto fa. Ah, sia stata discussa qualche minuto fa. Bene. Il punto 2 invece, alla luce di quanto disposto agli articoli 15 e 17 dello Statuto della Fondazione Matera Basilicata 2019, che non consentirebbero di conferire la carica di Presidente e Vicepresidente della stessa ai consiglieri comunali Salvatore Adduce e Angelo Tortorelli perché in contrasto con quanto previsto all'articolo 7,1 del, decre del, del, del decreto severino, e il decreto legge sarebbe l'8 aprile 2013 numero 39, che stabilisce l'inconferibilità ai consiglieri comunali di comuni con più di 10.000 abitanti di incarichi di amministratore di ente di diritto privato di controllo pubblico di livello regionale come la Fondazione Matera Basilicata 2019. Primo firmatario, secondo firmatario, chi parla? E il terzo li riscindiamo, credo, vero? Eh, facciamo uno alla volta, se lo facciamo, va bene. Sì, grazie Presidente. Allora, il punto, due, il punto B della, del punto 5, discutiamo. Sì. Uh, a seguito diciamo, di quello che è accaduto negli ultimi mesi all'interno della fondazione abbiamo uh, deciso anche con gli altri consiglieri di presentare quest'ordine del giorno uh, proprio per discutere e capire meglio le dinamiche. Uh, naturalmente sappiamo perfettamente che non è competenza diciamo, del Consiglio Comunale intervenire uh, in una fondazione che è di diritto privato. Uh, io personalmente ho fatto una segnalazione al Prefetto sia per quanto riguarda questo punto all'ordine del giorno che eh, il mancato rispetto del regolamento del Consiglio Comunale. Alla data odierna non ho avuto ancora eh, alcuna risposta, spero diciamo, che nei prossimi giorni questa cosa, eh, una risposta arrivi in qualche modo. Eh, questa, diciamo, questa secondo noi anomalia è giunta anche ai livelli, a livelli nazionali perché ci sono alcuni parlamentari che hanno già presentato delle interrogazioni naturalmente a un governo che ancora non c'è. Aspettiamo con ansia la formazione del nuovo governo in modo da poter diciamo, chiedere anche diciamo, un intervento, se possibile, eh, del, dei nuovi ministri. Di chi sarà il nuovo ministro, per avere diciamo, dei chiarimenti in merito a questa, a questa anomalia. Secondo noi, Grazie. quindi aspettiamo il prossimo governo? Non ho capito, quindi, che facciamo? Consigliere Angelo Bianco, prego. Sì, grazie Presidente. Vabbè, Materdomini, si sa che non è competente il Consiglio, ma perché mi presenti quest'ordine? Per far che io non l'ho capito. Vabbè. Devo purtroppo, eh, per il dispiacere di Materdomini, anche se effettivamente ammette le sue contraddizioni, devo sollevare per esempio, una serie di di pregiudiziali in parte qua su questo ordine del giorno perché il primo punto è stato stracciato come l'ha accorpato uno precedente eh, mi ha incuriosito richiesta di discussione del seguente ordine del giorno ma di quale ordine del giorno stiamo parlando ricordo a me stesso e poi anche agli altri colleghi consiglieri che l'ordine del, del giorno consiste nell'espressione nell di un voto politico per formulare istruzioni e direttive istruzioni e direttive al sindaco e alla giunta che cosa mi chiedete voi con quest'ordine del giorno io non lo so secondo me a mio modesto e sommesso parere quest'ordine del giorno è inammissibile e va ritirato formulatelo meglio e poi ne discutiamo grazie altri interventi consigliere Manicone questo silenzio del Consiglio Comunale è emblematico, proprio delle cose che ho detto prima, nel primo intervento non parliamo tanto, già in commissione anzi, nei capigruppo era stato detto da qualcuno, da un capogruppo no, mettiamo questi punti al progetto, quando, quando durerà il Consiglio? Poi naturalmente avevamo l'esigenza di cominciare il Consiglio alle 18.30 e abbiamo rispettato naturalmente questa questa diciamo esigenza che veniva da alcuni, perché la motivazione era tanto quanto durerà il Consiglio? Un'ora, un'ora durerà il Consiglio. Quindi non è una questione di formulazione di cose. Io non sono d'accordo quando qualcuno dice che non è che questa, questo punto all'ordine del giorno non deve essere discusso in Consiglio Comunale. Il socio più importante della Fondazione. È il comune di Matera, è il comune di Matera. Tant'è con la regione Basilicata, perché non ci dimentichiamo che è una fondazione che si chiama Matera Basilicata 2019. Tant'è che nello statuto, nei voti decisionali, no, il comune di Matera e la regione, fate, consentitemi, hanno una golden share rispetto... A quello che si va a votare, quindi non è che proprio il comune è una cosa, la fondazione è un'altra cosa. Tant'è che la presenza del sindaco di Matera nella fondazione è mica un caso, la presenza del presidente della regione è mica è un caso, della provincia è mica è un caso. Quindi non è che possiamo dire, no, ma questo è un ordine del giorno, che lo discutiamo a fare? Che così. Allora, che cosa abbiamo discusso a fare lo statuto? Che cosa abbiamo discusso a fare le variazioni dello statuto? Poi qualcuno mi deve dire perché non l'ho capito, e lo chiedo al sindaco: no? perché ci sono due versioni di statuto? Due versioni di statuto, io non l'ho ancora capito. Una che c'è stata gentilmente postata dal, dal consigliere Adduce. Un'altra versione con lo stesso timbro, con lo stesso numero che è sul sito della fondazione. Quindi io non so, visto che ce l'ha postato il delegato del sindaco a tutti i consiglieri. Non mi è arrivata nessuna mail dopo che diceva guardate, consiglieri, abbiamo sbagliato. La versione dello statuto che vi abbiamo inviato è sbagliata. Dovete andare sul sito della fondazione. Quindi io penso che non è che ci sono, cioè l'assemblea, il, il consiglio comunale, no, non deve discutere di questo, non dobbiamo discutere di nulla, tanto si è visto come è andato il consiglio comunale, questo è il consiglio comunale ideale per alcuni, dove non si discute e si alza la mano. E il Consiglio comunale perfetto, consentitemi, quando non c'è democrazia o quando la democrazia è ridotta proprio a un lumicino, a un piccolo lumicino, e lo si vede oggi. Io prima non ho voluto fare l'intervento perché ormai è diventato come una barzelletta. Tant'è, tant'è, tant'è. È diventata una barzelletta, è diventata una barzelletta naturalmente legata a tutte le vicissitudini no, politiche che la città sta attraversando. No? Però questo non significa che se c'è una legge, ed è la legge Severino, ed è la stessa legge che in questo consiglio comunale il sindaco alzandosi disse: Io non posso stare. La mia presenza è incompatibile nella Fondazione perché c'è la legge Severino. E ci spiegò perché. Ci spiegò perché. Io ho chiesto, il giorno prima della nomina di adduce al Presidente della Fondazione, se veniva rispettata la legge Severino. Il sindaco disse... Non ci vendiamo la pelle prima dell'orso, sempre con questi aforismi naturalmente, ci fanno, ci fanno comodo, perché poi li citiamo anche noi, perché figuriamoci, è uno che, da cui si impariamo molto, però questa volta, questa volta, se c'è un'inconferibilità, se c'è, e non siamo noi certo, l'organo che deve accertare bene e ho detto io la stessa cosa e ho detto io la stessa cosa io ho detto la stessa cosa allora il consigliere Salvatore adduce eh, no? che è coerente in quello che dice va bene così consigliere adduce che è coerente in quello che dice io ma io proprio per questo chiedendo voglio la discussione in consiglio comunale perché un ragazzo di campagna come me, no? naturalmente non riesce a capire se valeva prima una cosa e oggi non vale più. E quindi sono un attimino disorientato. Io lo so che qui ci sono insigni giuristi, politici navigati, consiglieri comunali con la pelliccia sullo stomaco. Però, signori... Qui non è che si deve avere paura di dire, di dire, guardate, state dicendo fesserie, la legge Severino non si può applicare perché. Perché qui non è che non è, è, è un'azione contro qualcuno. Se c'è qualcosa che non va, gli atti della Fondazione potrebbero essere invalidati. Allora servono risposte rapide. Non so se chi ha. Se Salvatore adduce delegato del sindaco permanente, e anche su questa delega naturalmente, non sappiamo se è temporaneo, permanente, di volta in volta, prima versione era scritta così, seconda versione era scritta in un altro modo. Però naturalmente questo è un altro tema, no? Questo è un altro tema. Allora. Permanente, permanente, la delega permanente, beh, eh sì, è sempre così. Allora, diciamo, questo è frutto di un accordo politico che per, come ha detto il sindaco, ricollocare le caselle politiche della città, a prescindere dalle norme, dalle regole, da, da quello che è, deve andare così, e lo si dice. Però non si può dire questa cosa in consiglio comunale, la si deve intendere. Perché ormai le cose noi le dobbiamo intendere. Dobbiamo sapere da Sassi Live, che ormai è l'organo di stampa dei consiglieri comunali. Apprendiamo i disegni della, di le proposte, i rendering di Piazza della Visitazione, da Piero IV sul quotidiano qualche altra notizia. Da, cioè, noi vogliamo essere possibilmente coinvolti. Vogliamo capire qualche cosa, perché poi quando ci sono quando ci sono queste decisioni no? e quando il Consiglio Comunale è coinvolto. Perché qui si doveva ad esempio dare subito corpo al Consiglio di indirizzo. Perché quando abbiamo votato lo statuto dice che era un organo fondamentale il consiglio di indirizzo perché con la presenza dei consiglieri comunali e di altre figure doveva dare impulso all'azione della fondazione. Io negli ultimi delibere vedo che il consiglio di indirizzo coincide col CDA della fondazione, quindi non so quando sarà, sarà fatto. Probabilmente il consiglio di indirizzo darà l'indirizzo il primo gennaio 2019. Probabilmente, perché questi sono i tempi, le caselle si metteranno al loro posto e quindi si andrà poi no? avanti così. Io penso che ci vogliono delle risposte rapide, perché non è possibile che da tante parti di questa città si chiede no? se... È legittimo il CDA della Fondazione e nessuno risponde. Nessuno risponde. E poi naturalmente, se possibile, se possibile, siccome le attività della Fondazione prima ci eravamo detti alla Camera di Commercio, alla presenza di Paolo Verri e della Sole, che visto l'approssimarsi di Matera 2019 dovevamo vederci quasi a cadenza mensile. Io non lo so quanti mesi sono passati, non lo so se oggi ci sono le condizioni per, per essere informati sulle attività che la Fondazione sta facendo. Questo non per interferire con le attività, il percorso della Fondazione. Ma noi siamo il Consiglio Comunale, siamo, come posso dire, i rappresentanti dei cittadini, tranne se, naturalmente, da una parte ci deve essere la Fondazione e quindi deve, deve andare avanti così. Dall'altra parte, non mi risulta che in questo momento ci sia, non lo so chi ha avuto la delega consigliere di Lena oggi alle attività, quelle che hai annunciato, no? Non l'hai annunciato, tu l'hai detto, che ci sono due deleghe, no? Quindi. Mi dicono qui a, a trombetta il vice sindaco: no? si deve occupare delle attività poi culturali, degli eventi. no? Quindi, quando siete naturalmente comodi no? e volete venire in consiglio comunale a dirci qualcosa, fatelo. E né sindaco, uno si deve stizzire perché. Quello che voglio dire io, lo ripeto, lo ripeto, il Consiglio comunale che volete è quello dove non si discute, che si alza solo la mano. Lì va bene, dura un quarto d'ora, dura un quarto d'ora, ma non si può andare avanti così, in questo modo. Se qualcuno dice qualcosa ci cominciamo ad arrabbiare, a nervosire, ad agitare, a essere effervescenti, no? Essere effervescente, qua è vietato l'effervescenza, qua vanno bene le persone lisce, 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 non con la permanente. Allora quelle vanno bene, quelle vanno bene. Ferrarelle, Ferrarelle, questo è il tema, sì. Eh, consigliere Montemurro. Presidente, un saluto a tutti. È giusto parlarne, ha ragione il consigliere Manicone, parliamone rispetto a questi punti. Poi io avrei da dire innanzitutto che siccome la legge Severino è antecedente alla nomina di vicepresidente del consigliere Presidente Tortorelli, perché questo appunto non è stato fatto prima, lo ignoro. Quindi se c'era un'incompatibilità. Una, una, una situazione di natura giuridica doveva essere rilevata già quando alcuni di quelli che oggi si lamentano erano seduti sui banchi della maggioranza, però per quanto riguarda il presente della fondazione l'unico caso in cui viene dalla Calabria spodestato qualcuno su nomina regionale e viene nominato nel CDA, quindi non c'entriamo niente noi, viene nominato un materano una persona che possiamo rincorrere, eh, come dire, sputare, <ride> senza percorrere centinaia di chilometri, neanche di questo siamo contenti. Cioè io rimango sconcertato. Cioè poi, se ci sono delle illegittimità... Per questo dico io ne voglio parlare perché ne parliamo da un punto di vista politico, non da un punto di vista giuridico, da un punto di vista giuridico ci sarà qualcun altro che lo verificherà, ma io sono contento, ma mi permette di essere contento che è stato nominato Salvatore Adus piuttosto che Aurelia Sur. Non so manco chi è Aurelia Sur. Io ti dico la verità, io non so manco chi è. Cioè, avendo frequentato a Balle l'università non so chi è, mica è un peccato. Dico che abbiamo la salvatoria, ci abbiamo un concittadino, lo possiamo vedere, manco questo va bene, cioè, manco sconcerta. Io, io questa parte per quanto riguarda l'altro poi farò un piccolo appunto, ma il fatto di venire politicamente, perché giuridicamente ha ragione Materno, ci sono delle legittimità, non è, che, non è un problema politico, quindi non andava portato in consiglio comunale, io in consiglio comunale giustamente parlo dell'analisi politica dico politicamente innanzitutto Tortorelli è vicepresidente da quando? Da tre anni, quattro anni da quando stavano gli altri in maggioranza e non ha detto niente nessuno, prima andava bene ma non va bene, ma che Salvatore adduc non possa fare il presidente ritengo sia sconcertante per un cittadino madenato, siccome io sono purtroppo da molti additato come molto campanilista e dico e addirittura non siamo manco contenti io rimango sconcertato basito, basito. basito. Ormai invece in questo Consiglio comunale ci sono alcuni, <ride> alcuni tormentoni, vorrei sommessamente far rilevare che invece per quanto riguarda l'ufficio di presidenza e la nomina di Presidente del Consiglio, effettivamente eh, come dire, non siamo pronti. È un problema, va rilevato che è un problema. Questo però, e lo dico in rappresentanza del partito che ha aderito alla proposta del Sindaco, non ci ha assolutamente fatto perdere nessun tipo di appuntamento importante. E se vuoi Paolo, lo dico con la stima e con l'affetto che, che mi lega a te, avremmo potuto invece, come partito di rappresentanza, fare quello che generalmente si fa e che è stato pure fatto, cioè gli sgambetti pre-bilancio, cioè le forze politiche che rappresentano e che salvano i consigli comunali fanno le nomine prima degli appuntamenti, quelli che fanno cadere o non cadere un'amministrazione. Un Così non si è fatto per senso di responsabilità, abbiamo approvato tutti quanti quelli che lo hanno fatto e soprattutto i consiglieri del PD lo hanno fatto senza il mercimonio a cui si fa riferimento. Per cui non c'era questa, questa strategia. Capisco. Che... Capisco che, ci sono, capisco che ci sono delle criticità che verranno valutate, ma questo non c'entra nulla con il proseguo delle attività del Consiglio. comunale, tanto, vale, tanto, tanto è vero che abbiamo fatto, abbiamo approvato i, i, bilanci, sia quello, abbiamo approvato i bilanci, senza fare nessuna, eh, ness, nessun mercimonio e senza fare nessun ricatto eh, di, di, di postazioni di poltrone, assolutamente, in uno stile che ci appartiene. Grazie. Se, consigliere Bianco, Sì, Presidente. grazie. Io eh, voglio dire, eh, insisto sul, sull'aspetto principale che ho sollevato prima nel mio intervento. Che Materdomini molto furbescamente si è trovato in Cordrich, ma che ci azzecca il, il Consiglio Comunale e l'ha messo in rideva anche Angelo Mondemù. Ma non l'abbiamo nominato noi, il Consiglio di indirizzo ha nominato il Presidente. Ma che cosa c'entriamo noi in questa storia? da un punto di vista squisitamente tecnico e procedurale da un punto di vista politico ha ragione Montemur e ma come? detto da un che fa campanile come Montemur cioè ci scordiamo che ho potenza eccetera. una volta anche ci mettiamo un Materano che ha dato anche il stangue per questa fondazione eccetera. che facciamo? Lo escludiamo? poi se ci sono le incompatibilità le vedremo ma voglio anche mettere in rilievo caro Paolo Manicone che la stessa ANAC su questa questione ah, non ha una linea diciamo eh, molto sì, dritta, giustamente, ecco. ci sono delle linee di pensiero anche differenti, perché la nomina di Salvatore Aduce a Duce, e lo dico allo stesso Statuto, e lo conforta l'ANAC da questo punto di vista, è una delega che manifesta e presenta esclusivamente l'assenza di... Poteri gestionali diretti. Chi ha questo potere da questo punto di vista in parte messo in evidenza nello statuto della fondazione è il direttore generale. Credo pure che Adduce non prenda compensa, ma questo forse nulla può rilevare questa cosa qua mi interessa più quello che ho detto poc'anzi cioè che Adduce è un presidente che svolge questo ruolo e questa funzione in assenza di poteri gestori, di deleghe gestionali dirette per cui non vedo nessun elemento di incompatibilità o inconferibilità nel svolgere questo ruolo. Poi Paolo, insomma, ti voglio anche ricordare che tu tempo fa sei stato promotore tu stesso, no? sei stato tu promotore di un parere all'ANAC sulla tua posizione di inconferibilità o ineleggibilità, quale presidente dell'Endeparco? Beh, per te quel parere andava bene. Se va bene per te, andrebbe bene per gli altri. Perché quello è l'orientamento quel no, lo che ha messo in rilievo l'ANAC e oggi lo ha ribadito. Grazie. Bene. Consigliere Cotugno. No, eh, sì, grazie Presidente. Io voglio utilizzare l'argomento per quanto insomma, non voglio entrare sull'aspetto di, di carattere giuridico, perché credo che siano stati fatti diciamo, i rilievi, come detto, all'ANAC o le interrogazioni a cui faceva riferimento il consigliere Materdomini, a, a livelli anche superiori. Voglio semplicemente diciamo, ribadire, utilizzando questa occasione, eh, un punto che riguarda eh, una cosa che abbiamo più volte diciamo, richiamato, che è il rapporto tra la fondazione e diciamo, il comune di Matera in senso largo e in particolare con il Consiglio Comunale. L'ultima volta che abbiamo fatto un, un incontro qui in Consiglio Comunale c'era ancora la Presidente Sole e Verri e ci hanno sostanzialmente illustrato alcune attività che andavano fatte, venivano messe in evidenza le criticità relative ai finanziamenti che dovevano arrivare alla fondazione, alcuni ritardi che c'erano, in particolare riguardavano l'identificazione dei luoghi nei quali sviluppare le attività che riguardano il 2019. Da quella data eh, il Consiglio Comunale non ha avuto aggiornamenti da questo punto di vista. Ci sono alcuni elementi che io credo sarebbe utile diciamo, affrontare in Consiglio Comunale, ovviamente lo dico eh, non perché questo debba essere fatto come un mero esercizio informativo eh, ai posteri ma come un elemento eh, di possibile coinvolgimento del Consiglio Comunale su queste cose. Faccio un esempio eh, un po' per tutti. È stato pubblicato sul sito della Fondazione un importantissimo bando che riguarda l'allestimento e la gestione della cava del sole. Un bando per 9 milioni e passa euro sui quali ci sono 2 milioni e 9 che riguardano l'allestimento e 6 milioni di euro che riguarda la gestione con tutta una serie di indicazioni indicate nel bando circa le attività che devono essere sviluppate all'interno della Cava del Sole per il 2019. Io credo che intanto un bando di 9 milioni di euro, diciamo, credo sia un bando importante, forse diciamo, avrebbe bisogno di diciamo, qualche tempo sufficiente perché qualcuno partecipi. No, no, non voglio dire più dilatato, anche più ristretto. Cioè, vi dico che io leggo l'anno scorso, sì, probabilmente l'anno scorso avendo individuato la cava del sud, sì. Cioè, metto in evidenza un aspetto di criticità rispetto al quale spero non ci siano intoppi, ma io lo sto dicendo perché ho letto il bando, provato ad approfondire alcune questioni. È un bando di 9 milioni di euro, con quella tipologia di attività che viene richiesta. Io non so quanti soggetti siano pronti alla partecipazione avendo sostanzialmente 20-25 giorni di tempo per procedere alla progettazione degli allestimenti, alla proposta di progettazione, alla proposta di esercizio che tra l'altro diciamo, ha una durata di 4 anni. Noi sappiamo e abbiamo discusso in Consiglio Comunale alcuni elementi che riguardano la progettazione di finanza tenendo conto che Normalmente quando un soggetto privato, e in questo caso per la cava del sole, si fa riferimento a privati che devono, soggetti privati che devono intervenire nella realizzazione e gestione del sito, del luogo, dell'allestimento, quattro anni per fare un percorso di ammortamento, io non so se sono sufficienti. Io mi auguro che arrivino alla fondazione numerose proposte da poter selezionare e spero che non vada diciamo, a vuoto il bando perché sarebbe diciamo, paradossale che noi diciamo, ci avviciniamo al 2019 con diciamo, il, il Cinema Kennedy che è sospeso, il il luogo, uno dei luoghi, il comunale che non sappiamo quando sarà completato, la Cava del Sole con questi elementi, il rapporto con il Teatro Duni che non si capisce mai diciamo, a che punto sono le situazioni e con ovviamente le condizioni in cui anche lì dove si dovesse realizzare questo famoso, famoso passaggio o vendita o non so bene come più dirlo al Comune di Matera, quali, in che modo poi dovremmo diciamo, intervenire per fare un intervento di riqualificazione e renderlo fruibile per il 2019. Sostanzialmente ho partecipato l'altro giorno all'iniziativa fatta dall'Open Design School che ha individuato alcuni luoghi nei quali sviluppare le manifestazioni, sono sostanzialmente la gran parte tutti luoghi all'aperto, ovviamente nonostante la clemenza del tempo io non credo che Diciamo, tutte le iniziative potranno svolgersi all'aperto e soprattutto alcune iniziative non si possono svolgere all'aperto. Ci sono attività culturali da, dalla, dalle orchestre sinfoniche ai balletti, a rappresentazioni teatrali o, o quant'altro che hanno bisogno del luogo idoneo e opportuno nel quale le stesse possano essere sviluppate. E, diciamo, noi siamo qui ad aspettare che qualche altro ci faccia capire sostanzialmente di che cosa si sta occupando la Fondazione. Io di questo chiederei conto, al di là diciamo, poi delle questioni che avranno corso dal punto di vista giuridico circa eh, il rispetto del, delle norme a cui si fa riferimento nell'ordine del giorno. Come consigliere comunale vorrei che in Consiglio si possa discutere anche qui, perché credo che noi non abbiamo dato completamente una delega in bianco alla Fondazione anche per la realizzazione di opere pubbliche, perché da un lato avremmo delegato Invitalia e non sappiamo che cosa sta facendo su alcune delle attività di cui Invitalia si starebbe occupando e uso il condizionale in questo caso, per esempio, Piazza da Visitazione, apprendiamo di un intervento delle Fal esclusivamente sul pezzo che rimane in competenza alle Fal della stazione, il cui elemento progettuale è stato definito e condiviso fra le Fal e eh, il progettista, il Comune di Matera, non so se e come è stato coinvolto per dare alcuni elementi o prescrittivi o diciamo di indirizzo rispetto anche alla idea che noi abbiamo di piazza di visitazione. Sottolineo in questo caso, essendo un altro elemento che non è in capo, come dire, al Consiglio Comunale, che una delle emergenze che già abbiamo e che avremo ancor di più nel 2019 è il tema della mobilità, a cui è strettamente connesso il possibile, eventuale e auspicabile intervento su Piazza della Visitazione, che è uno dei nodi attraverso il quale diciamo, si può diciamo, definire una mobilità compatibile con quelli che saranno i flussi di bus turistici, di auto e quant'altro che verranno qui. È certo che le soluzioni avanzate in qualche modo in commissione circa alcuni parcheggi o quant'altro non trovano corrispondenza rispetto al disegno possibilmente unitario di un progetto di mobilità all'interno della città sul quale credo che diciamo, qualche ulteriore approfondimento sarebbe utile farlo io diciamo, sollecito il presidente del consiglio il sindaco in particolare a come dire, trovare lo spazio per un approfondimento di punti importanti come questi per non rischiare di arrivare diciamo, poi alle scadenze e dobbiamo diciamo, in fretta definire la realizzazione delle opere, altrimenti le cose non possono andare avanti. L'esempio, e chiudo, ultimo, diciamo, di una certa fretta che... Come si diceva agli alunni delle scuole elementari, la gatta frettolosa fa i gattini ciechi, no? come l'esempio dell'intervento sull'asse di via La Nera nel quale in Consiglio abbiamo definito alcune cose, anche attraverso diciamo, l'abbocciatura di un ordine del giorno, l'approvazione di un altro, annacquato o non annacquato, e diciamo, non si riesce a capire se sono fermi per quale ragione, che cosa si sta facendo rispetto agli interventi che riguardano diciamo, la tenuta del patrimonio arboreo eh, del, della, della città di Matera in quel caso o di come si intende affrontare e risolvere la questione. E in questo caso siamo, prendo atto che diciamo, la delega al Verde è stata affidata ad un assessore a tempo pieno, mi auguro che diciamo, il piano del verde, finalmente diciamo, richiamato da più parti, da tecnici, da specialisti, da diciamo, tutti quelli che oggi si stanno occupando di questo e che ne fanno una differenza anche rispetto al regolamento del verde, sia diciamo, affidato in progettazione come si fa con gli strumenti di regolazione urbanistica e del territorio a tecnici in grado di proporci diciamo, la metodica, le soluzioni e gli strumenti per poter, credo, velocemente intervenire per gestire questa vicenda. Abbiamo messo le risorse a bilancio, alcune altre risorse possono essere ritrovate. Eh, mi tocca ancora una volta diciamo, sollecitare e rivendicare. Un maggiore rapporto su queste questioni importanti tra chi sta operando direttamente nella Fondazione per alcune questioni, nell'amministrazione per altre, con il Consiglio Comunale per poter addivenire a scelte, indirizzi, risoluzioni e tempi perché queste cose siano fatte. Perché, guardate, il Consiglio Comunale di oggi, per quanto. La cosa più urgente era acquisire al patrimonio piazza di Visitazione. Abbiamo per amor di patria votato senza diciamo, fare approfondimenti particolari, eppure ce ne sarebbero state su quel tema, per dare a distanza forse di due anni almeno da quando il rapporto con la Regione e il Ministero era arrivato qui all'acquisizione di la gran parte di quell'area al patrimonio comunale per poter procedere alle cose che dobbiamo fare. Per non andare ancora una volta in sequenza, provando a fare le cose qualche volta anche in maniera parallela, visto che parliamo di diciamo, IT, 5G e quant'altro, che richiede diciamo, multiskill e multiprogrammazione, di poter qualche volta anticipare almeno gli indirizzi sulle cose. Su quale è l'idea di piazza visitazione abbiamo discusso 50 volte, non solo diciamo, dal punto di vista del titolo come parco intergenerazionale che va bene, però siccome quel parco intergenerazionale sta in un'area estremamente sensibile e importante nel raccordo fra la parte nuova e la parte vecchia della città e richiede interventi sulla mobilità urbana, sul sistema diciamo, anche di transito, eventualmente di parcheggio, forse diciamo qualche approfondimento importante lo dobbiamo fare. Spero che sia l'ultima volta che facciamo il Consiglio Comunale qui però, perché non possiamo stare in mezzo ai lavori, in mezzo alla polvere. Mi auguro che il circo sia immediatamente disponibile anche con quegli interventi che abbiamo messo a bilancio per mettere i banchi, il voto elettronico e quant'altro per poter andare in una sede dignitosa per questo Consiglio Comunale. Perché Insomma, e forse approfitto senza voler fare diciamo, demagogia. Ma su questo, con il consigliere Paterino, faremo un'interrogazione specifica. Diciamo, insieme a questi elementi che riguardano gli interventi di opere pubbliche e strutturali, un minimo di dignità al corpo dei vigili urbani per quanto riguarda la definizione anche delle divise. Forse qualche cosa, segretaria, mi rivolgo a te: andrebbe fatto per non diciamo, vederli con. Diciamo, le scarperotte come gli alpini che andavano in montagna, dico. Cito gli alpini perché l'anno prossimo avremo qui il raduno nazionale degli alpini e così cantiamo. bersaglieri, consigliere. consigliere. Eh, saglieri, eh, eh, non ha fatto il militare, no? Eh, no, no io ho fatto, ero nel, negli no, anni. Vale ma dicevo. era per citare diciamo, le scarperotte del canto degli alpini. Bene, se non ci sono altri interventi, prego. Sì, grazie Presidente. Allora, ehm, io condivido eh, chi prima eh, ha inteso eh, rappresentare che di fatto il Consiglio Comunale eh, non ha specifica e diretta eh, diciamo, competenza in materia per eh, verificare eh, o meno l'esistenza delle condizioni per l'inconferibilità di cui si tratta. Ma, Ciò non toglie che eh, ciascuno di noi, chi lo ritiene, possa di fatto anche procedere a fare valutazioni come quelle che sono state fatte e consentitemi anche valutazioni in ordine ai contenuti della norma che i sottoscrittori di quest'ordine quest del giorno hanno fatto. Bene, io volevo richiamare perché eh, io ritengo eh, che... La coerenza eh, sia eh, fondamentale, soprattutto anche nella, eh, nella valutazione eh, di eh, normative, eh, in questo caso di eh, riferimento. All'epoca, in cui il sindaco eh, De Ruggeri venne in consiglio comunale ritenendo e dichiarando la sua presunta, e noi l'abbiamo definita tale sin da allora, inconferibilità. A svolgere la funzione di presidente della Fondazione Matera Basilicata 2019, noi del centro-sinistra abbiamo invece espressamente ritenuto che ciò non fosse, e questo non sulla base di un convincimento così del tutto uh, arbitrario, ma sulla base anche di quello che uh, la norma stessa prevede, fermo restando che non siamo noi deputati a sancire l'inconferibilità o meno dell'incarico. Per questo volevo leggere brevemente, mi consentiranno i colleghi consiglieri, quali sono i contenuti dell'articolo 7.1 a cui fa riferimento la mozione presentata dai consiglieri Materdomini, Manicone, eccetera. Articolo 7, decreto legislativo 39 del 2013, comma 1, allora, in conferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale. E già qui bisogna, nello specifico, capire se effettivamente la Fondazione Matera Basilicata 2019 rientra. In questi organo politico di livello regionale e locale, prima valutazione da fare. Poi che cosa prevede l'articolo 7.1? A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della Giunta o del Consiglio della Regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della Giunta o del Consiglio di una provincia o... Di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione oppure siano stati presidenti o amministratori delegati di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, ovvero da parte di uno degli enti locali di cui è presente comma, non possono essere conferiti. Cosa non possono essere conferiti? A. Gli incarichi amministrativi di vertice della regione. Non credo assolutamente che eh, la, trattasi eh, diciamo di questo caso. Comma B, gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale. La fondazione non è l'amministrazione regionale. C, gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale. Qui diciamo, farei diciamo, un approfondimento. E non è un ente pubblico, di gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale. Questo diceva la norma, adesso cerchiamo di capire che cosa fa la fondazione. Allora io non mi sono preparato l'intervento, però voglio onorare contrariamente a quello che eh, un consigliere prima ha riferito in Consiglio Comuna, sembrava che nessuno volesse parlare di questo argomento, c'era il silenzio, invece il silenzio non c'è da parte nostra, nel senso che noi riteniamo che non vi siano profili di inconferibilità. Lo ritenevamo prima, quando chiedevamo espressamente al sindaco di svolgere la funzione di Presidente eh, della Fondazione. Lo riteniamo adesso che, ovviamente, è stato eh, individuato il consigliere Salvatore Adduce. L'articolo 17 della Fondazione, l'ho letto diciamo, così come modificato in ultimo nel marzo 2018, prevede quali sono le funzioni del presidente del consiglio di amministrazione, che riteniamo non sia paragonabile all'amministratore a cui fa riferimento la norma Severino. Perché? Allora, la fondazione prevede che il presidente della fondazione abbia la, la rappresentanza legale dell'ente e su questo non ci sono dubbi, è sempre così. Curi le relazioni con gli enti e le istituzioni, quindi ha funzioni meramente, diciamo, istituzionali. Infine, convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione. È evidente che le funzioni del Presidente, così come sono state dettagliate nella fondazione, dimostrano di fatto che non c'è una, eh, diciamo, una gestione diretta, cioè il Presidente non può assumere decisioni in modo univoco, direttamente, se non nell'ambito del Consiglio di amministrazione, del quale fa parte. Perché, voglio dire... Se, anche perché, se in conferibilità dovesse esserci, sarebbe per tutti i componenti, della, cioè non potrebbe fare nemmeno il componente del Consiglio di amministrazione. Quindi, il Presidente, al di là della rappresentanza legale di quella diciamo, de, di curare i rapporti istituzionali e di convocare e presiedere i lavori del Consiglio di amministrazione, non gestisce direttamente attraverso atti amministrativi che non può di fatto emettere, alcunché. Ecco perché noi ritenevamo e riteniamo che detta, diciamo, detto ruolo di Presidente della Fondazione sia invece compatibile con la, con la carica di Consigliere Comunale di un comune con più di 15.000 abitanti. Io credo che, eh, mi auguro che comunque diciamo, eh, i consiglieri comunali che hanno ritenuto di portare all'attenzione del Consiglio Comunale eh, questa questione eh, abbiano diciamo, eventuali pareri da, dagli organi, ovviamente deputati a rilasciarlo, eh, per eh, tranquillizzarli. Io di fatto eh, fermo restando che le questioni di legittimità hanno valenza generale e assoluta, quindi per carità eh, ben vengano anche eh, diciamo, le verifiche eh, su qualsiasi eh, problema attinente diciamo, l'amministrazione e la gestione della, della pubblica amministrazione. Però consentitemi, credo che su questa storia uh, le cose siano uh, molto chiare uh, e uh, voglio chiudere il mio intervento facendo anche riferimento al fatto che uh, la fondazione Matera Basilica 2019 è stata costituita nel 2014, già dopo l'entrata in vigore della norma Severino. E, uh, allora io facevo già parte diciamo, del Consiglio Comunale, seppur dell'altra amministrazione. Eh, lo studio eh, che è stato eh, fatto per predisporre poi la bozza di, eh, di, di statuto della fondazione che poi è stata approvata dai vari organi che costituiscono eh, diciamo, la fondazione stessa è stato eh, oggetto di studio approfondito di eh, esperti che ovviamente erano già a conoscenza di quello che era la norma a cui fa riferimento la mozione dei consiglieri eh, Manicone e eh, Severini. Quindi eh, a meno di un clamoroso diciamo, eh, errore di valutazione anche in quella fase, eh, già eh, perché dico questo? Perché per come è stata eh, formata eh, il, test, il, formato, il testo dello statuto della eh, fondazione, è ovvio che il ruolo che avrebbe avuto il sindaco della città eh, di Matera, quindi la città di Matera, era un ruolo fondamentale, un ruolo che eh, consentiva eh, il collegamento diretto anche con il consigliere comunale, con il consiglio comunale e quindi è evidente che in qualche modo o il sindaco o un consigliere comunale all'interno di questo consiglio di amministrazione dovesse avere il giusto ruolo che tutti hanno rivendicato sin dall'inizio, sin dalla nomina della presidente eh, Sole. Per cui sembra davvero paradossale che adesso diciamo, eh, ci si ehm, diciamo, accanisca eh, alla ricerca magari di qualche eh, cavillo giuridico che possa di fatto non legittimare questo tipo di nomina. Grazie Presidente. Grazie Presidente. No, io volevo soltanto rivolgermi a lei Presidente e fare una riflessione. Mi sembra di non fare più il consigliere comunale ma di stare in un'aula di tribunale. ter domini io non penso che il Consiglio comunale, anzi non so se si debba occupare della nomina di Salvatore Adduce. E, e, e non fare il PM, eh, cioè, non penso che siamo in streaming e pensi di prendere qualche voce, cioè, porta la proposta, politica, poi risponderai, non ti agitare. Porta la proposta politica, abbiamo perso un'ora di dibattito per capire, l'ANAC se ne occuperà, cioè io veramente sono stufo, Presidente, Sindaco, ogni volta viene, vengono le associazioni ambientali, dicono che il progetto non è a norma di legge, cioè io dico, qui la città aspetta proposte politiche per migliorare la nostra città. Siamo fermi e quando, quando parliamo che mancano due assessori, vanno integrati gli assessori, ci sta, portiamo proposte per la mobilità sostenibile, per eh, sviluppo sostenibile, però stiamo qui a, a puntare il dito, Salvatore Adduce sicuramente è fra le personalità più adatte a poterlo fare. Poi se ci sono delle incompatibilità, non aspetta penso al Consiglio Comunale, Uh, trattare questi argomenti perché insomma stare un'ora un a trattare questi argomenti io penso se non è compito del Consiglio non penso che ce ne dobbiamo occupare eh, non è che abbiamo la diretta streaming e pensi che il cittadino che si è messo davanti al computer vuole, voglia ascoltare queste uh, uh, beghe che, uh, che il Consiglio Comunale non dovrebbe neanche trattare grazie il Io brevemente diciamo, sul tema all'ordine non, diciamo, non dirò più nulla perché ormai ci siamo detti tutto, per cui io credo che la fondazione debba continuare a lavorare perché ormai i tempi sono stretti. Mi allaccio brevemente all'intervento del consigliere Manicone quando dice che non c'è dibattito, anch'io come il consigliere Morelli prima mi sono distratto perché io sarei voluto intervenire sul tema di piazza della visitazione, quindi dico solo... Due parole veloci, credo che questa acquisizione fatta dopo 17, no, no, 17, dal 1997 al 2018, sono ven, dopo 21 anni da una legge, decreto legislativo dello Stato, che dal 1997 imponeva alle regioni l'acquisizione gratuita del patrimonio ferrato che non era più funzionale. All'attività. Scusate, grazie. Non no, voglio, no, velocemente, fammi dire un minuto, ma no. Eh, però, sì, voglio, non non è che possiamo andare a ruota no, lì? No. No. c'è anche un Il ordine del giorno sì. rispetto a noi, solo questo, eh. perché io credo eh, che questo no, voglio sia voglio, un merito vai. di questa amministrazione, anche perché proprio in questa delibera scopriamo che addirittura la regione Basilicata dal 2000 aveva sottoscritto l'accordo di programma, che forse qualcuno teneva nascosto da qualche parte. Grazie, grazie consigliere Scarò. Bene, allora se non ci sono. Prego, Non posso altro perché sono stato nominato due volte. Se stai? Sono stato nominato due volte, ah. almeno per quello. Dal grande fratello, Dal grande fratello. Dal grande fratello. grazie Salvatore. Cioè, volevo tranquillizzare il mio amico Mondemuro, di cui anche io sì. Questo non è che è un consiglio comunale pro contro Salvatore. Uno dice qualcosa, magari su un altro argomento, tu sei pro contro l'assessore Violetto perché si parla di ambiente. Si parla di 5G. Tu, si dice una cosa all'ingegnere ACito, tu sei. Abbiamo ACito che è di Matera. Sta facendo una cosa grandissima. Qui non, La discussione politica che si voleva stimolare non era tra i tifosi di Adduce e i non tifosi di Adduce. Qui non è che c'è il tifo da stadio Matera contro Potenza, Adduce contro la Sole. Il tema politico, il tema politico è, diver, è diverso è diverso no è diverso io, io volevo stimolare anche una discussione politica visto che sugli altri punti all'ordine del giorno avete qualcosa di nessuno ha niente da dire votiamo votiamo cioè anche perché no il mio amico De Mola quando dice la città spesta proposte politiche ti dimentichi che sei maggioranza in questo Consiglio Comunale non c'è una proposta da parte della Giunta, non abbiamo portato un atto da parte della Giunta. Sono solo ordini. Se non avessimo fatto noi la minoranza, qualche interrogazione e qualche ordine del giorno, non c'era il Consiglio comunale, non c'era il Consiglio Comunale. Questo è il tema, questo è il tema. Poi su piazza la visitazione è vero che il risultato che dice l'ingegnere Scarola è importante, è importantissimo. È giusto, il demanio ci dà quel suolo, ci dà un suolo diviso in cinque parti, in cinque, te la dico pure io su Piazza della Visitazione, gratis, in cinque parti, non comunicanti tra loro, in mezzo ci sono le aree, Manicone, anche le aree delle vale fasi. Consigliere Manicone, abbiate pazienza. Un secondo, anch'io come l'ingegnere. Ci deve Scalo. essere rispettoso anche del Consiglio, c'è un ordine del giorno. Mi chiedeva la parola su piazza della festezione gliel'avrei data. Allora sennò, se chiedo scusa. No, ai signori consigli, io rispetto le regole, spero che in futuro verranno rispettate da tutti le regole, no? Spero, spero, no? E anche per questo noi alla fine no, diventiamo anche qualcuno si mette anche a ridere, a sorridere. Perché tanto no, se non ci fossimo due, tre persone che qui sollevano le questioni, no? valiva va il detto tutto bene madama la marchesa, è tutto a posto. Qualche volta no, l'atteggiamento è quello del marchese del grillo, io sono io e voi non siete nessuno. Cioè a questo livello siamo, a questo livello. Qua ogni volta si dice una cosa, ad esempio, no? c'è un consiglio comunale ad esempio, per restare in temi della fondazione, che si è espresso in merito no, con a duce sindaco, fine consigliatura 2015, si è detto che nella fondazione non poteva prendere sponsorizzazione da parte di società petrolifere, chi tratta i rifiuti, eccetera, 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 da parte della fondazione, no? Però, se il direttore Verri decide di stare nel giornale dell'Eni, non si può dire nulla. Io ad esempio ho detto che è inopportuno, poi lui può fare quello che vuole. Questo non significa che uno che dice una cosa, un amministratore, no. Se poi, caro Angelo, non dobbiamo dire nulla, dobbiamo dire va tutto bene, dobbiamo aspettare quello che dobbiamo aspettare. I consigli comunali devono essere più brevi possibili, in modo che dobbiamo stare un'oretta qui tra amici, qualche battutina, qualche cosa, e poi ce ne dobbiamo andare a casa. Poi devo ascoltare qualche lezioncina sulle norme, come sempre, no? E il tema è che non è che noi abbiamo chiesto, abbiamo detto, vedi che questo è inconferibile così, abbiamo detto. Volete verificare che, visto che c'è questa situazione, visto che il sindaco aveva detto che lui era inconferibile, a Duce dice che invece sin dall'inizio è conferibile, qui, uh, è certo. E ti sto, ti sto dicendo che hai ragione. Bene, bene. Allora, a parte se il Consiglio Comunale si può occupare o non occupare di queste cose, però se passiamo sopra tutto, Angelo, e su Piazza della Visitazione, e c'è la penzillina della Quait, no. Sul... sul Ma la togliamo vicino al campo sportivo e la mettiamo lì. E poi però dobbiamo fare il parco intergenerazionale. Boh, non so quando, come, come sarà. E sulla Cava del Sole non possiamo dire niente. Non possiamo dire niente. Su altri temi non possiamo dire niente. Allora qui ogni volta che qualcuno dice qualcosa è contro qualcuno. Quando si vuole purtroppo, caro Angelo, no? chiudere anche, anche il minimo, il minimo di opposizione. Perché voi eravate dodici a fare opposizione si alzava una i sensi dell'articolo 7,5 i manifesti 6 per 3 lei, ma vi piace vi piace vincere facile vi piace, vi piace vincere facile vi piace vi piace angelo quando tu stesso dici noi siamo dei signori consentimi te lo devono dire gli altri che tu sei un signore te lo devono dire gli altri che tu sei un signore non, non che voi avete approvato il bilancio prima, probabilmente ci sono degli equilibri politici al vostro interno che non consentivano neanche allora vi state puntellando a vicenda, caro Angelo, perché poi uno non è che deve fare il filosofo in Consiglio Comunale, le cose qui si sanno, no? No, io non faccio nessun processo alle intenzioni, io non faccio nessun processo ah, prego. quindi dobbiamo cercare in questo Consiglio Comunale, no? di esprimere il nostro pensiero. Nulla è inutile dal mio punto di vista, nulla è inutile. Se poi è normale che i primi 3-4 punti sono passati in quel modo, che qualcuno ha qualcosa. No, nessuno ha qualcosa di. Allora, io non so qual è il consiglio comunale che tu hai in mente che si debba svolgere. Se è quello dove ci confrontiamo o quello dove si alza sulla mano. Io penso che quando ci si confronta e si hanno delle risposte anche serie, coerenti. Non che si cambiano a seconda della, di, come, di come uno ne tre un vantaggio. Non so se è chiaro. E quindi la coerenza non è che sta da una parte e non sta dall'altra parte. È che oggi, questa è la situazione, la dobbiamo accettare. Io chiudo dicendo che a me l'unica testa che non voglio che cada è quella di Matera. Io lo dico da tanti consigli comunali, poi degli altri di quella mia, di quella degli altri, non mi importa. La città sta aspettando veramente no? un atteggiamento diverso da parte di tutti, da parte di tutti, e non capisce, a mio parere, la città, che i tasselli si devono mettere a posto, perché come anche a Roma i tasselli si devono mettere a posto, per la proprietà transitiva anche a Matera è così. A me questa storiella no? non va bene, soprattutto per l'occasione che, che questa città ha avuto. No? E qui non bastano né i missionari né i pronto soccorsi, non basta nulla, perché ormai se si arriverà al 2019 e avremo fatto qualcosa, bene, no? se no poi, naturalmente, nel 2020... Ognuno sarà giudicato per quello che ha fatto e per quello che non ha fatto. Consigliere Mattiordomini. Grazie Presidente. Vorrei fare alcune precisazioni in merito a qualche inesattezza che è stata diciamo, detta prima. Innanzitutto, questa non era una mozione, ma una richiesta di discussione di ordine del giorno, le sono due cose distinte e separate. Perché lo sappiamo benissimo che il Consiglio Comunale non può deliberare il merito. So benissimo di non essere un PM, non sono qui a giudicare nessuno. Vorrei, vorrei anche dire che non c'è nulla di personale nei confronti, nessuno ce l'ha con Salvatore Alduce, anzi personalmente nutro simpatia per il consigliere Alduce, quindi eh, vorrei tranquillizzare tutti che nessuno ce l'ha col consigliere Alduce, quindi magari tutti i difensori che si sono eh, prodigati per difenderlo potevano anche evitare di, di farlo. A me viene da ridere se, eh, quando sento che eh, abbiamo evitato di fare sgambetti nell'approvazione del bilancio. Cioè, il bilancio o sei favorevole e quindi lo condividi, oppure non lo condividi. Non c'è, secondo me, altra scelta. Il bilancio non va votato in base agli accordi politici, alla, alla nomina di assessorio o di quant'altro. Bila, il bilancio va approvato, va votato in base a quello che è come numeri, come programmazione, come progettualità. Secondo me. Poi magari io sbaglio a pensarla in questo modo, quindi probabilmente sarò scemo io che non, che non arrivo a capire certe cose. Per quanto riguarda invece il discorso della, della presunta inconferibilità, noi stiamo chiedendo, diciamo, a tutti i livelli di capire se ci sono degli errori. Perché come fino a qualche mese fa... Il centro-sinistra in minoranza, io ricordo che da, da, dai banchi della minoranza si diceva sempre l'opposizione deve essere in Consiglio per evitare che, che vengano commessi degli errori. Noi quello stiamo chiedendo, lo abbiamo chiesto a tutti i livelli, lo abbiamo chiesto a livello regionale e non è arrivata alcuna risposta naturalmente, perché poi la cosa che ti fa arrabbia è che tu fai le domande e queste cavolo di risposte non arrivano mai. Probabilmente perché il presidente Pittella sta preparando la prossima campagna. A, a, alle... Sì, però scusate, io non interrompo mai quando parlano gli altri. Chiederei un minimo di rispetto. Grazie. Abbiamo chiesto queste cose. È Possiamo chiedere o no? Noi siamo, noi siamo ignoranti in materia. Io sono ignorante, non sono un giurista. Quindi voglio capire un attimo come stanno le cose. Va bene? Proprio per evitare che poi in futuro ci possano essere dei problemi che non ricadono su di me o sul, cons sul consigliere Alduce o su qualsiasi altro consigliere, ricadono su tutta la città. Porca miseria, quello è quello che noi stiamo cercando di fare. Poi se a voi dà fastidio che noi facciamo le domande, va bene, allora chiudiamo qui. È inutile che stiamo qui a perdere tempo. I numeri ce li avete, potete, fa potete fare quello che volete. Potete continuare ad amministrare la città in tranquillità, però dateci almeno la possibilità di poter parlare, di farci sentire un attimo, perché purtroppo, ed è, io credo che è giusto, è giusto che ci siano delle, dei punti di vista diversi, perché altrimenti qui è inutile che veniamo, non convochiamo più il Consiglio Comunale. Fate quello che volete, continuate a fare tutto quello che, che avete in mente di fare, risparmiamo soldi di gettoni di presente, così magari li possiamo spendere per qualcos'altro. Nessuno qui sta a farsi campagna elettorale in diretta streaming perché noi stiamo qui, veniamo a portare le istanze dei cittadini e, de, e, de, e, de, e delle persone che ci hanno eletto e che ci hanno mandato qui a rappresentarle. Quindi non ho. Adesso sinceramente non ho più nient'altro da dire, però almeno diciamo, il, la possibilità di farci parlare, quello Bene, che diamo. Vogliamo grazie, parlare? Grazie. Allora eh, Sindaco in, uh, conclude, prego. Sì. Eh, io devo ringraziare il consigliere Manicone perché forse lui non si è resa ancora consapevole che è stato il caso che ha fatto risolvere a livello nazionale l'enigma legato all'applicazione di questa norma. Perché io ho qui il parere firmato da Raffaele Cantone chi vuole divertirsi a leggere i fatti giuridici e interpretativi e a disposizione questa parere che si conclude con questa frase emblematica il tema della inconferibilità per volontà del legislatore è correlato non al mero incarico di presidente di un ente, ma alla ipotesi in cui l'incarico di presidente assume su di sé la gestione diretta dell'ente. Siccome la norma era asettica e parlava di presidente in termini diciamo astratti, grazie al caso Manicone, Cantone ha fatto la interpretazione autentica della norma che ci dice oggi che il presidente eh, del il sindaco o il suo delegato può essere presidente della fondazione. Il, il parere è. Il parere è datato ed è arrivato al protocollo del Comune il 17 luglio 1917 e a disposizione dei consiglieri, chi lo vuole lo può leggere. Quindi sotto un profilo, chiamiamolo di rigore giuridico, credo che non ci, siano ancora, non ci sia più nessun problema da affrontare. Vanno affrontate però alcune questioni politiche che mi preme segnare e segnalare nel dibattito. Vedete, molte volte ci si assume la veste dialettica su situazioni, diciamo, più pruriginose e si dimentica il valore di alcune iniziative. Si ha detto che qui si fanno i consigli comunali così per caso, che non c'è nulla, che sono vuoti, che sono vuoti a perdere, si dimentica che in quest'ultimo mese e dieci giorni sono stati approvati il bilancio di previsione, il bilancio consuntivo, dopo 17 anni il regolamento urbanistico e oggi è arrivato il trasferimento al Comune di Matera. Di circa oltre 15.000 metri quadri di un'area al centro della città. Che attraverso una valutazione secondo me molto francescana del nostro ufficio vale 1.350.000 euro, che il comune non ha pagato perché ha avuto quell'area gratis. E quest'area è lì pronta per essere confezionata da oltre 17 anni. E non si potevano fare interventi su piazza della Visitazione se il comune non fosse divenuto proprietario. Allora i progetti, le iniziative su piazza della Visitazione sono, erano ferme non perché il comune era inadempiente, ma perché il comune non aveva la titolarità dell'area. Questo è il livello. Poi per il resto. Volevo solo dire alcune altre cose molto brevemente. Il eh, problema dei pini. Io ho dato ai, agli uffici una proroga massima fino a venerdì scorso per definire queste operazioni. Diversamente devono procedere, non è più possibile stare a baloccarsi, anche perché noi non abbiamo la veste di abbattitori di alberi. Tanto è vero che, e comunico al Consiglio, che il 18 mattina, come fase propedeutica alla presentazione del progetto ai consiglieri comunali, fini di arrivare con le idee più definite, alle ore 11 nella sala Mandela sarà presentato il progetto della villa comunale. Quindi i consiglieri comunali possono tranquillamente partecipare e dare il loro contributo come cittadini perché poi ci riuniremo in commissione e lì metteremo meglio a punto la questione. Non si fa nulla. Il 22 maggio di mattina alle ore 11 nella Casa Cava scoppierà il caso scandaloso di Piazza della Visitazione. Viene in Vitalia. Viene la Presidenza del Consiglio, vengono le Falle, viene il Comune e presentano la proposta progettuale di piazza della Visitazione. 22 maggio, oggi ne abbiamo 15, 14. 25 maggio, non si fa nulla, viene presentata a Matera la prima applicazione concreta del G7. Il 5G, scusa, 5G, eh, sono troppo legato a Draghi. Il 5G viene ovviamente Tim, viene a tutta la Sacra famiglia del digitale, vengono dal Ministero e si preparano e si offrono alla comunità questa prima applicazione pratica del G7 su materia. Il 5G, scusate, il 29 maggio non è finito. Viene presentata dalla Svimez a Matera una proposta strategica legata al ruolo della città all'interno del digitale e soprattutto viene fatta una proposta di Matera come modello e come apripista per trasformare le zone economiche speciali da aree trasportistiche a nuovi modelli di investimento e quindi la nuova generazione della ZES, quella che viene chiamata ZES 2.0, nel mese di maggio e mi fermo per pudore, per pudore al mese di maggio. Domani mattina alle 9 io ho un appuntamento col presidente Pittella per chiudere la partita del Duni. Noi abbiamo avuto l'autorizzazione dal Dipartimento del Coesione Territoriale di offrire nuovamente ai proprietari il prezzo che era stato definito dall'Agenzia delle Entrate. I proprietari del i titolari, l'ufficiale rappresentante della società Duni, ha firmato una carta che ho presentato a Pittella in cui dichiara la volontà di vendere il Duni. Quindi le fantasie di qualche canzoniere non ci interessano perché sono minimali partecipanti alla società che oggi è in liquidazione e la rappresentanza giuridica di quella società è il rappresentante nominato liquidatore. Questo è il dato obiettivo di quelle cose che si muovono in questa città. E mi fermo qui per pudore. Allora. Cerchiamo sempre di non insistirci su situazioni marginali. Come diceva qualcuno, abbiamo di fronte problemi seri e scadenze terribili sulle spalle. Ecco perché, e non so se dobbiamo discutere il secondo punto, lo so, dobbiamo saltare, non lo so, se non mi fermo, un sindaco che ha due competenze oggi come oggi, lavori pubblici e turismo, ha necessità di liberarsi di qualche competenza più aggressiva rispetto alle altre, anche se sappiamo, e lo dico ad alta voce, che sono deleghe momentanee in attesa che si faccia la giunta più completa e più organica. Ora queste sono le questioni in campo. Vorrei ancora aggiungere una notizia, dice che purtroppo non abbiamo la possibilità di parlarci. Venerdì scorso siamo stati a Roma e abbiamo avuto la conferma ufficiale che il CNR viene e scende a Matera e si incardina a Matera con una sua struttura operativa. E fra poco questo Consiglio Comunale, che non fa nulla, sbadiglia e singhiozza, approverà quando è, Assessore, entro il 15 giugno il protocollo di intesa, di cessione dell'aria al CNR perché venga il CNR a insediarsi nella città di Matteo. Il sindaco, così giovane e così atletico, è stato tutta la giornata di venerdì a Roma, è tornato a mezzanotte. Sabato mattina abbiamo fatto un incontro con i sindaci dell'ambito della raccolta dei rifiuti solidi urbani. In cui c'è una decisione della commissione esaminatrice delle eh, proposte che ci inquieta, ma su cui abbiamo deciso di attendere il ricorso al TAR che si discuterà a metà, eh, metà giugno prima di prendere la decisione finale. E abbiamo passato la giornata a discutere di questo problema, anche questo difficile e complesso. Il sindaco giovane e atletico, domenica mattina alle 5 si è alzato, ha preso l'aereo alle 7.25 e è andato a Roma. È ritornato a Roma per rappresentare la città in un grande kermesse romana al teatro argentina di Roma alla presenza di 650 persone, dove si è parlato di che cosa? Di questa città. Stamattina, dopo un abbraccio mortale con, nella, nella sala di, diciamo, di accoglienza dello studio Bradascio, oggi è qui a parlarvi di queste prospettive e di queste tensioni. Allora vogliamo ogni tanto trovarci insieme e capire che qui stiamo lavorando tutti quanti, con energie, con passione, con armonia su questa città. Ma perché dobbiamo trovare i cavilli che non esistono? Allora io non voglio fare il paciere a tutti i costi, voglio capire, voglio ritrovare qui quell'attenzione morbosa che esiste fuori questa città. Su materia, fuori di materia c'è cioè un'attenzione morbosa, c'è un'attenzione che voi non potete immaginare, perché la Repubblica Italiana è in una situazione difficile, come tutti voi potete pensare, e la gente pensa che questo fatto scandaloso che Matera rappresenta l'Italia nel 2019 possa diventare un modello, un punto di riferimento, una fiducia, una speranza. Vogliamo essere portatori di questa fiducia e di questa speranza. Allora, questo sono i segnali che io volevo offrirvi e posso anche dirvi che io ho ancora energie da vendere malgrado l'età perché è talmente carica la prospettiva del futuro che non ci saranno né l'età né i dentisti a fermarmi grazie bene grazie allora Possiamo... No, no, Questa va a votare, va a votare. mica va votato. Mica va Concorrenza sleale. Va bene, allora possiamo, possiamo passare, possiamo passare al, al punto C del... Se riteniamo, eh? Ormai da mesi l'attività amministrativa del Comune di Matere è segnata dalla mancanza di due assessori. Importantissimi in questo periodo, è precisamente quello dei lavori pubblici, e al turismo chiedo se ci sono ancora i presupposti per riaprire la discussione, consigliere Materdon avendo, avendo, già, avendo già abbiamo già argomentato, è appena finito. È appena finito, va bene, d'accordo? Va bene, allora possiamo ritenere. Eh, chiuso questo eh, consiglio comunale, e, e quindi niente. Ci sentiamo alla conferenza del Capigruppo, credo, fra qualche, una decina di giorni. Grazie e buona serata a tutti.